Eccomi, ciao ragazzi! Allora, siete già in tanti collegati nonostante siamo abbastanza in anticipo, qualche minuto in anticipo. Già che ci siete mi dite se si vede bene, si sente bene, attendo i vostri commenti. Vediamo se tutto il sistema funziona, che li vedo, che li vedo giusti, ma penso di sì. Siete già 12. Allora, al momento non vedo commenti, ma usciranno, immagino. Tu, tu, tu. Oh, perfetto. C'è un, un po' di ritardo su quando vi parlo e quando scrivete. Grazie mille a tutti, Roberto, Rosario, Stefano, per avermi risposto che va tutto bene, almeno sono tranquillo che effettivamente... La, la diretta funzioni perché è sempre abbastanza un dramma sistemare tutte le varie cose e la, e la fotocamera che si deve interfacciare col computer che deve trasmettere fuori e ma non si vede il flusso video e ma l'audio dove lo prendo è sempre abbastanza problematica come cosa però vabbè allora Paolo si vede benissimo si sente solo che hai un sottofondo strano eh, sottofondo strano può essere che l'audio eh, proviamo a vedere se essere, questo però dovrebbe essere l'audio migliore. Allora, vediamo se riusciamo a migliorare l'audio. Ciao Massimiliano. Rumore di energia elettrica, anche io sento un ronzio. Allora, vediamo un attimo. Proviamo a vedere se riusciamo a migliorare l'audio. Microfono. Provo a fare così, per un attimo non mi sentirete. Ok, così mi sentite meglio. Fatemi sapere. Sempre queste cose che... È Passato il ronzio, perfetto. Vabbè, bastato scollegare l'audio da una parte, collegarlo al lab ed è migliorato. Perfetto. Sempre appunto, come dicevo appena, appena mi sono collegato, i problemi dell'informatica. <ride> ok, allora vediamo. Uh, siete già tantissimi. Allora, siete già 22. Eh, pa, 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 eh, Massimiliano, no, mi spiace, non è il gruppo Cucina. Quello è dall'altra parte. Eh, mi spiace eh, però. <ride> allora c'è anche Luca, buongiorno Luca. Rosario, Paolo, sì, perfetto. L'audio, ok, sì, meglio. Ti sentiamo meglio. Il bello della diretta, Rosario, giustamente, <ride> ok, bene, bene. Sono contento che, che sia migliorato l'audio. Almeno anche voi mi sentite meglio la diretta. È un po' più piacevole. Bene, allora, aspettando che si colleghino altre persone, ehm, non so se avete preparato delle domande, se avete degli argomenti di cui parlare insieme, immagino di sì, se vi siete collegati, ma mh, eh, mi sarebbe tanto piaciuto farvi vedere, il, farvi vedere una copia cartacea del libro e essere qua con il libro in mano, ma purtroppo come vi ho detto ci sono stati dei ritardi nella stampa e quindi da cosa mi ha detto l'editore probabilmente si riuscirà a stampare solo ad inizio marzo, quindi io prevedo a questo punto che la distribuzione sarà per boh, metà marzo più o meno, tempo che vada in tutte le librerie, che vada negli store tipo Amazon eccetera. Quindi purtroppo a sto giro è andata così, eh, ci, sono, ci sono spesso dei problemi e capita. Comunque, mi sarebbe tanto piaciuto questa diretta farvi vedere il libro e dire ah guardate, niente, non ce l'ho, mi spiace. <ride> non ce l'ho neanche io, quindi potete ben capire che eh, la situazione non è stata facile. Ma vabbè. Allora, vediamo un po' eh, cosa mi dite. Allora, David giustamente mi chiede un aggiornamento sull'uscita del libro eh, e ve l'ho appena dato. Eh, grazie a tutti per i complimenti del libro. Oh Michele, carissimo, Michele è colui che insieme ad un altro caro amico mi ha fatto le foto al matrimonio e quindi <ride> ha avuto un bel coraggio a, a farmele. Eh, saluto tantissimo anche te ed Elisa, che assolutamente ci mancate. Speriamo presto di riuscire a venire a trovarvi, anche se cosa abbiamo scoperto stamattina, forse il, forse il passaggio tra regioni verrà ulteriormente posticipato, cioè che non si può passare tra regioni eh, fino al 31 marzo, per la serie sto qua in Lombardia da, da praticamente da Capodanno fino al 31 marzo, non, mi pot non potrò andare a trovare i miei genitori o altri amici, e eh, vabbè, teniamo duro, di più non possiamo fare. Ok. Allora, <ride> Rosario dice: meglio aumenta l'hype. Allora, hype è un termine che io all'inizio non conoscevo, poi un giorno c'è cioè, hype. Dico hype, che cavolo vuol dire sto hype? Per chi non lo sapesse, è l'attesa di qualcosa e quindi cioè, crei aspettativa in una persona per un qualsiasi cosa. Può essere tipicamente un evento, l'uscita di qualcosa. Lo fanno molto i musicisti con l'uscita di un disco: no? creano hype, cioè creano. Voglia nel, in chi sta guardando e chi sta ascoltando di avere quella cosa lì, che quindi fremi dalla voglia di averlo e, e alla fine poi quando esce è una, una grandissima soddisfazione. Non doveva essere così per il mio libro, doveva esserci un hype, sì ma piccola, nel senso che come avete visto l'ho annunciato poco prima dell'uscita ufficiale e poi però niente il caso voluto che la stampa venisse posticipata perché hanno avuto dei problemi ma lo sappiamo in questo periodo chiunque ha dei problemi lo posso ben immaginare perché basta che cioè io mi immagino che basta anche solo che qualcuno che lavora all'interno di quelli che stampano eh, ci sia un cluster di non so gente col covid basta del, la produzione crolla immediatamente quindi avranno avuto i loro problemi per avere sti ritardi, pace, è andata così. E quindi creiamo più hype, ok? Perché noi siamo giovani e diciamo hype. Ok? Ehm, Stefania anche ha anche risposto giustamente a Michele. Ehm, sì, Giacomo, bisogna aspettare, c'è poco da fare, non possiamo fare diversamente. Io so, ripeto, io per primo non ho una copia cartacea in mano e non posso farci assolutamente niente. Allora, partiamo dalla prima domanda tecnica, ok? Allora, ehm, ho creato il servizio chiedilo a stay.cloud. Per chi non lo sapesse, che è un servizio one-to-one, -one, quindi ci sono io in videochiamata con uno di voi uh, per mezz'ora o un'ora. L'hanno già sfruttato abbastanza persone. Allora, per domandine così, chiaramente vi posso rispondere magari qua sul, uh, sulla, sulla diretta. Però, per chi ha dubbi un po' più da nutrire oppure vuole capire meglio come migliorare sappiate che c'è quel servizio io ve la butto lì non si sa mai detto ciò qual è la differenza visiva tra un flash da studio da 400 watt e uno da 600 watt intendo dire alla massima potenza quali risultati si hanno beh oddio tra 400 watt e 600 watt prima di tutto dovrebbe essere watt secondo perché watt è una misura di energia e non di potenza o cosa del genere comunque eh, tra 400 e 600 watt quanto ballerà? Allora non è il doppio, quindi non balla uno stop. Ma insomma, è come cioè non è che c'è tantissima differenza, c'è la differenza di mettiamo di uno stop adesso non so precisamente i, quali sono i conti da fare con i, con i watt secondo però. Ehm, Semplicemente uno da 600 watt secondo ti permette di avere in uscita una potenza decisamente maggiore, il che ti permette magari di ottenere uno scatto che con l'altro non riesci, che ne so, magari in una chiusura ad F16, mentre invece con l'altro ti devi fermare a F11, F13, qualcosa del genere. Quindi cioè, eh, per le potenze bisogna sempre valutare un attimo quali sono i... Quali sono i paletti nei quali andiamo ad operare? Perché, se abbiamo bisogno di fare un tot di scatti sempre con chiusure molto forti del diaframma, allora avere tanta potenza chiaramente aiuta anche semplicemente per il fatto che eh, magari. Mh, lo stesso scatto con un 400 watt secondo lo fai a piena potenza, con il 600 watt secondo mettiamo un mezzo di potenza, risultato i due tempi di ricarica sono diversi, col 400 watt secondo sei a piena potenza e quindi ci mette di più a, a ricaricarsi, eh, mentre invece col 600 watt secondo sei a metà di potenza e quindi hai un tempo di ricarica più rapido, ok? Però insomma sempre da valutare pro e contro perché... Ovviamente, con i 600 watt secondo salgono i prezzi e, soprattutto, secondo me, salgono anche gli ingombri che non sono poca cosa. Ok, allora Rosario, anch'io mi sono dovuto aggiornare. Ho imparato anche cringe. Allora, cringe. Sinceramente, l'ho sentito anch'io un po' di volte, ma mi manca. Non mi sono informato, ma va bene lo stesso. Vivo benissimo nella mia ignoranza di non sapere cos'è il cringe. Allora. Quale formazione hai avuto nell'ambito specifico della fotografia? E nel frattempo, Dottor Cobra ci ringrazia. Allora, eh, ci mi ringrazio, mi, perché sono da solo. Allora, il brutto della diretta è che sono io che parlo con voi e vedo solo le vostre cose scritte, che è, è bello perché ovviamente mi pongo di fronte a voi, però. Manca un po' quella, quel lato umano che, vabbè, da, da quando è iniziato il Covid, esattamente un anno fa, manca del tutto. Io non ho più tenuto workshop, non posso nemmeno programmarli perché a differenza di altri non me la sento di tenerli perché cioè, è troppo pericoloso secondo me. Poi basta uno all'interno del workshop che mentre segue lezioni in realtà senza saperlo, ovviamente al coronavirus a quel punto dramma perché è casino responsabilità non lasciamo perdere quindi io fino a che la situazione non sarà un po più tranquilla mi sa che i workshop eh, verranno un po abbandonati ma vabbè pazienza dicevo a ah, cringe è imbarazzante ok non lo sapevo ehm, allora formazione fotografica per quanto riguarda la mia formazione fotografica io sono un caso un po' a parte sono un caso un po' a parte perché la mia formazione fotografica è fatta totalmente da, da me stesso e voi direte ovvio se uno si forma forma se stesso giusto però nel senso sono autodidatta sono totalmente autodidatta a parte qualche corsettino seguito qui e là con fotografi che che stimavo che mi, mi sarebbe piaciuto andare al loro workshop e quindi o comunque al loro corso e quindi ci sono andato ma una vera formazione da da qualcuno che eh, non lo so in 20 lezioni mi parte dalla rava e dalla fava eh, del eh, che cos'è il diaframma che cos'è no quella non l'ho avuta quella mi sono informato da solo tanto ormai c'è internet ci sono i libri ne ho tantissimi di libri come vedete ogni tanto pubblico la recensione di qualcuno quando voglia di scriverla ma diciamo che i libri di cui ho scritto le recensioni sono la metà di quelli che ho letto e, cioè, io credo in, nel concetto della formazione continua del continuamente informarsi sulle cose, continuamente imparare nuove cose. Perché eh, ogni tanto sento, mh, parlando con alcuni, che eh, magari dicono eh ma quella cosa lì è inutile guardarla, quel libro lì è inutile leggerlo, perché tanto, cioè, sono, mh, sono concetti che ovviamente sappiamo già perfettamente. È vero, ehm, è vero, però eh, ogni tanto, anche nel libro, quello in cui dici vabbè, questo so già tutto, eh, a volte però trova, si trova la chicca, la chicca che è quella che fa sì che quel libro ti, ti lasci qualcosa. Allora, scusate un attimo, schiaccio qua, giusto che continui a funzionare la, la R, dicevo, ogni tanto si trova la chicca che può comunque aiutare alla propria formazione, ed è per questo che io non mi precludo la, la visualizzazione o de, di video o la lettura di libri anche considerati più a livello base di, rispetto a magari quello a cui già mi trovo, perché appunto ogni tanto esce qualcosa. Quindi io credo nella formazione continua e... Quasi tutta l'ho fatta ad autodidatta, mi sono comprato, vabbè, ovviamente tutti i libri, mi sono comprato un po' di corsi a pagamento perché alla fine a ah, YouTube, parliamoci chiaro, YouTube è bello, eh, dà tantissime informazioni gratuite, io cerco per primo di diffondere un sacco di roba gratuita, ma alla fine la ciccia, la parte quella veramente in cui si impara tanto, si paga, eh, è così, c'è poco da fare. Quindi perché giustamente uno che magari fa un progetto in cui registra un video per, in cui ti insegna a fare delle cose per eh, ci mette un sacco di ore a registrare il video e montalo comunque ci sono dei costi dietro la realizzazione del video che non sono indifferenti eh, quindi un tot di video li ho comprati ovviamente molto mirati e con quelli mi sono formato e poi qualche workshop qui e là ma non tantissimi ok? Poi, allora, vediamo un po', ehm... allora, energia in Joule e potenza in Watt, sì però Watt, boh, vabbè, non me lo ricordo più, sono cose che no... sinceramente ho rimosso, che la potenza, mi sembrava in Watt secondo, vabbè, comunque, no, Watt secondo è giustamente Watt per secondo e quindi è un'energia, ok, giusto. Allora, dicevo, un autodidatta con approccio ingegneristico alla fotografia, vero? Ovviamente la formazione da ingegnere, quale sono, aiutano un poco, perché mi permette di, analizzare i... permette di analizzare le cose da un punto di vista molto più scientifico, anche se mi trovo di fronte a cose molto più pesanti, come ad esempio il libro, com'è che si chiama? Light Science and Magic, l'ho visto, ce l'ho lì. Light Science and Magic, ad esempio, è un libro molto ingegneristico sulla luce, ma... Che, vi che tra l'altro l'ho recensito anche sul sito, ma che aiuta tantissimo, secondo me, a capire come funzionano le cose dal punto di vista della luce. Ecco, quel libro lì, ovviamente, se, se uno ha un approccio un po' più ingegneristico alla cosa, aiuta tanto. Ma ingegneristico non vuol dire andare per forza nelle equazioni, anzi, io le rifuggo se possibile, cerco di. Capire meglio il concetto alla base e poi, se ritengo possa essere una cosa utile anche per voi, eh, vado a, a realizzarci magari anche sopra un video, anche se ripeto, i video che realizzo io, come vedete cioè sono per YouTube. YouTube purtroppo ha una, ha una soglia di attenzione. Le persone che guardano il video su YouTube, magari no, non voi. Però le persone che guardano i video su YouTube tipicamente hanno una soglia di attenzione molto molto bassa. Pertanto. Se eh, uno pubblica un video di due ore, eh, cioè se quel video lì lo vende, un video di due ore lo vende, la persona poi lo guardano tutto perché l'hanno comprato. Se uno lo pubblica gratuito, perché effettivamente servono due ore per espandere bene il concetto, magari anche diviso in quattro video da 30 minuti. Però mh, io vedo dalle statistiche di YouTube che, che mi riporta dei miei video, eh, in, in questo momento la mia media è che dopo 10 minuti una persona ha abbandonato il video. Cioè la, la maggior parte delle persone hanno abbandonato il video. Perché, ripeto, essendo un contenuto gratuito... Col contenuto gratuito le persone non, non ci danno troppo peso, quindi dopo 10 minuti, sì, mi piace, non mi piace, via, basta. No? Mentre invece ovviamente su un contenuto a pagamento, quando l'hai pagato, le cose non le fai così. Ok, allora, Giacomo Maiorano. Ciao Stefano, come stai? Tutto bene? Io per fortuna sto bene. Ti trovo in forma? Oh, è là, addirittura, sono in forma. Ragazzi, cioè. Eh. <ride> allora se dovessi consigliare del materiale di formazione per la fotografia matrimonialista libri, video, blog, fotografi magari oltre il tuo lavoro naturalmente, naturalmente mi piace scritto gigante ok? leggo solo anche gli altri commenti e poi ti rispondo una domanda molto molto interessante allora tempo fa nei libretti di istruzione delle fotocamere c'erano anche le indicazioni tecniche su come fotografare con esempi di diaframmi, i tempi, messe a fuoco eccetera Ok, David, come posso fare per scaricare le acchiaie in ripresa? Ok, Massimiliano, vogliamo il libro, vogliamo il libro, protesteremo sotto la sede di Amazon. E più che Amazon, sarebbe qualcun altro, ma vabbè. Giovanni, oh, grandi. buongiorno Giovanni, anche a te. Simone, ci sono fotografi. Simone, che ho scoperto che è di Mondovi, la mia città d'origine, quindi ti invidio un pochino perché riesci a essere lì, che io in realtà sono, continuo a rimanere qua in, in Lombardia, ogni tanto mi piacerebbe tornare in Piemonte. Ci sono fotografi specialmente... Se famosi, di cui ami la tecnica, ma che eh, detesti come persona. Allora, rispondiamo pian piano a tutte, perché se, tutte verte se alcune vertevano sullo stesso argomento, almeno riuscivo a, a espandere un po' il, il concetto. Bevo un attimo, quindi questo non è un obiettivo, ma il bicchiere. Qua c'è la fidata 6D, che okay? no, non la vendo perché continua. La qualità dello scatto secondo me rimane molto molto apprezzabile della 6D. Comunque, a parte questo. Allora, matrimonialisti, parliamo di questo. <ride> matrimonialisti, libri, video, blog, fotografi magari. Allora, per quanto riguarda i matrimonialisti, ehm, il primo tra tutti, anzi se aspettate qua, tanto vi abbandono un attimo, prendo tre libri che ho matrimonialisti, così te li mostro Giacomo. E, e poi parliamo anche di eventualmente di altre cose. Allora, nel frattempo, parlo. Parlo. Mi è uscito un po' piemontese, questo Parlo, no? Allora, dov'è l'ultimo? L'ultimo, l'ultimo. Due l'ho trovati. Pa, 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 dove cavolo è finito l'ultimo? Perfetto. Eccolo qua. Allora. Perché mi fa piacere ovviamente se c'è qualcuno che è interessato anche ai libri, non solo ai video, eccetera. Allora, il primo libro che ho letto, Matrimonialista, è di David Zeiser. Questo è anche recensito sul mio sito. Se vai alla, sul mio sito, nella pagina Cosa Leggo, quindi in alto dove c'è Impara a usare i flash, qualcosa del genere, e sotto Cosa Leggo, uh, questo libro di Zeiser è recensito, è molto bello. Però, come gli altri due che ti mostrerò, ha un problema. Gli altri due sono il volume 1 okay? e il volume 2 di Roberto Valenzuela, che sono wedding, sto wedding storyteller. Faccio così perché almeno il microfono si sente, altrimenti i libri mi imparano il, il suono, ok? Sono dei ben malloppazzi, come tutte le cose che scrive Valenzuela. Allora. Sono dei libri, ovviamente in inglese, in italiano sinceramente, boh, probabilmente esiste anche qualcosa, ma non l'ho letto. Eh, cioè, io ho letto quelli in inglese. Eh, dicevo, allora, eh, sono dei libri molto interessanti per i matrimonialisti, in generale, sì, ovviamente sono votati al matrimonio, però insegnano anche un po' di cose sui flash, perché entrambi, sia Zeiser che Valenzuela, sono dei mostri per l'uso del flash. Eh, hanno un problema. Questi libri che sono tarati sul pubblico americano. Quindi ehm, sono tarati effettivamente su, ehm, su un tipo di matrimonio che è un po' diverso dal nostro. Ad esempio, c'è tutta la storia delle, eh, delle damigelle, che là sono 4-5, tutte vestite uguali, eccetera, da noi manca completamente. Da noi sono, sono due, tipicamente. Poi, vabbè, ne ho viste anche. In alcuni matrimoni che ho fatto io ne ho viste anche di più, però in generale, come anche è strutturato il matrimonio è un po' diverso. Quindi, uno quando legge questi libri deve cercare un po' di togliere la patina di americanità, ok? E, e renderlo un po' italiano. A quel punto sono molto, molto interessanti, però bisogna essere capaci di fare questa cosa perché altrimenti ci si ritrova a imparare dei concetti, a imparare a porsi in una maniera tale che, però, qua in Italia non funziona. Okay. e quindi secondo me se si imparano a leggere così sono molto interessanti come fotografi ovviamente da, da vedere, allora, video sinceramente non lo so non ho mai guardato video di matrimonialisti però ecco ce n'era uno che volevo comprare ed è di un fotografo matrimonialista anche molto famoso, sempre americano ovviamente eh, matrimonialista molto famoso che, eh, di cui volevo comprare il video e quindi te lo consiglio anche come fotografo che è Jerry Gionis Almeno penso sia americano perché effettivamente il cognome mi fa pensare un po' male: che potrebbe non essere americano, ma un cognome un po' greco, GH boh. Ionis. Comunque, non lo so. Ecco, lui è un altro fotografo che fa insieme a Valenzuela. Che se vai sul suo sito, vedrai le foto. Elegantissime, no? Zaiser un, un po' più tamarro secondo me nel fare le foto, Infa, ma ci sta perché sono belle comunque. Ogni tanto una tamarrata in un matrimonio ci sta tutta. <ride> e. Comunque dicevo, eh, Valenzuela invece è sempre molto elegante, fine con i colori tenui, eccetera. E Jerry Ghionis anche lui molto bravo e ha pubblicato un video. A pagamento eh, proprio sulla wedding photography, qualcosa del genere. Informati vatela a vedere perché, secondo me, è molto interessante. Non posso dirtelo, alla realtà dei fatti, perché non l'ho comprato alla fine, perché ne avevo altre cose da leggere, da guardare quindi non l'ho mai comprato. Ma è uno di quei siti che mi sono creato la cartellina apposita. Eventualmente da comprare, è uno di quelli che mi sono messo da parte: detto, Ma prima o poi forse lo compro, ok. Bene. Spero di averti chiarito un po' di cose. Allora... Ehm, David, vediamo solo se, se si è aggiunto qualche commento, poi torno lì. Allora... Eh, grazie, Dottor Cobra. <ride> allora, mentre vai a Mondovì fermati ad Asti per un bicchiere. Eh, dipende, se me lo offri tu, molto molto volentieri, un bel barbera ad Asti ci starebbe tutto. <ride> e, detto ciò, allora, ciao Stefano, grazie per i tuoi video. è plurale. Mi, mi hanno fatto virare verso i flash, infatti, ho acquistato un Godox 200 Pro e 300 Pro per utilizzarlo in esterno. Consigli per l'utilizzo per il ritratto: Dani, sulla carta il mio flash ha una temperatura di 5500. Usando il pannello riflettente bianco per la sua temperatura, bla bla bla, lo vediamo dopo. Eh, Simone, altra domanda, eh, e Daniel, grazie, che ha fatto la nota su Gerry Ghionis. Così finiamo il discorso matrimonialisti: Dice se non sbaglio, è australiano ma vive negli Stati Uniti. Non lo sapevo, grazie mille così abbiamo un'informazione in più per Giacomo Giacomo, spero ti sia piaciuto cioè io questi tre libri ho, questi tre libri ho letto tra l'altro, appunto, questi qua non li ho ancora neanche recensiti per la serie che vi dicevo ho un tot di libri che poi non ho recensito perché quelli di Valenzuela sono difficili da recensire perché sono lunghi hanno tanto, tanto, tanto materiale lui è super precisino e mi piace un sacco il Valenzuela io lo, lo adoro eh, però cioè, sono difficili da recensire perché tu devi condensare in un... Non tante righe, perché ovviamente di nuovo se fai una recensione lunga così, la gente poi non la legge, devi essere compatto. Ok? E quindi. Allora. Eh, pa, 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 pa. David, come posso fare per scrivere le occhiaie già in ripresa? In ritratti, spesso naturali, senza trucco, specialmente gli uomini. Ok, la post-produzione, ma vorrei già in ripresa intervenire. Allora, per, per le occhiaie. La questione, eh, ovviamente, se una persona ha le occhiaie forti, tu puoi illuminarlo finché vuoi. Le occhiaie rimangono, ok? Questo mettiamolo già alla base, le occhiaie rimangono perché è semplicemente che la pelle è più scura. Quindi a meno che tu non riesca a illuminare solo questa parte qua più violentemente del resto, eh, è difficile eliminarle. Puoi renderle un po' meno pesanti, ok? Cioè, poi il grosso si toglie appunto in post-produzione. Eh, se, se vuoi, poi ti insegno anche come. Eh, insomma, con eh, se vuoi una consulenza, così dicevo: eh, come si fanno a togliere eh, in fase di ripresa? Uh, adesso, adesso mi uccidete, io lo so. Usando l'effetto Barbara Dorso, allora, cos'è l'effetto Barbara Dorso? Allora D'Urso, io non so se voi. Io non l'ho mai guardato, sinceramente. Però, se guardate i programmi della D'Urso, a me sono capito, ovviamente facendo zapping ogni tanto capita sopra perché è come il prezzemolo è ovunque. Eh, non so se avete mai notato che, a parte il cerone, tutto quello che volete, che hanno tutti gli attori per carità normale. Le luci in studio hanno un'intensità elevatissima, oppure. Le luci in studio sono normali perché probabilmente è anche vero che essere ripresi da una luce in studio molto potente non è, ehm, non è piacevole. Io vi dico dopo, dopo i video in cui io ho la luce che mi illumina per tanto tempo, do cioè dopo un po' patisco perché non è facile avere davanti agli occhi sempre una luce molto forte. Ehm, dicevo, la probabilmente alzano gli iso oppure aprono molto il diaframma, non lo so comunque fanno eh, dei, delle riprese in ehm, high key, cioè con molta luce, addirittura la, i programmi della Dursol, li prendo di esempio, perché sono ehm, estremamente sovraesposti, troppo, cioè dal punto di vista della ripresa non sono corrette quelle riprese, sono sovraesposte, non è neanche più un high key, è proprio una sovraesposizione, ma è fatta apposta per eliminare quelle cose lì. Ecco, Tornando a noi, se vuoi eliminare un po' le occhiaie, uno dei trucchetti di solito è quello di eh, aumentare un po' l'intensità luminosa o comunque sovraesporre. Però, ripeto, sovraesporre a meno che non fai l'effetto Barbara D'Urso che la pelle è bianca praticamente, ehm, sovraesporre è un po', cioè, un po' ti aiuta, ma non ti elimina il problema perché se la persona ha le occhiaie, ha le occhiaie. Un altro trucco che può essere utile è questo. Se, ehm, se stai riprendendo con, eh, vabbè, luce naturale o con flash, insomma, quello che vuoi, devi cercare di fare in maniera tale che la luce non provenga troppo dall'alto, perché quando proviene molto dall'alto, cosa succede? Che le arcate sopraccigliari, e questo è spiegato molto bene nel libro, ve lo farei anche vedere se ce l'avessi, immaginatelo, Uff, libro che si apre, ok? E dicevo, le arcate sopraccigliari... Eh, proiettano molta ombra verso il basso quando la luce eh, arriva troppo dall'alto risultato le occhiaie vengono eh, enhanced vengono eh, come si dice in italiano eh, vengono aumentate in poche parole ok eh, esasperate quindi piuttosto bisogna cercare in qualche maniera di riportare la luce ad un livello di molto più frontale a quel punto l'occhiaia rimarrà perché se la persona ce l'ha, ce l'ha, ma è molto meno violento che non andando con la luce molto dall'alto che fa sì che le arcate o sopraccigliari facciano ombre e quindi viene, purtroppo viene peggiorata l'occhiaia già presente. Ok? Boh. Mi avrei fatto vedere il libro volentieri su questa cosa, ma vabbè. Quando, uscirà dai tra un, un mese un mese secondo me esce segniamocelo 21 febbraio 21 marzo secondo me è fuori e vi voglio tutti con ah, dopo parliamo anche di una cosa del libro che secondo me potrebbe essere interessante allora pa, 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 vediamo un po' altri commenti ci sono fotografi di cui ami la tecnica ma te che detesti come persona domanda di Simone ehm... no sinceramente no quelli, I fotografi che amo, tipicamente li amo anche come personaggi. Poi vabbè, io sono molto votato al mondo americano, cioè io, per me esistono la Adler, esiste, che ne so, Joe McNally, esiste Valenzuela, que questi che sono, cioè, sono anche fuori dal mondo italiano, quindi mh, vedo i loro video istruttivi, non è che non mi viene da odiarli come persona, si pongono sempre in maniera molto educata, Carl Taylor, che per rimanere in Europa... È molto, cioè è molto British cartailor, cartailor.com. Ok, allora quindi no, non ho persone che detesto come persona. Sinceramente, eh, allora ho acquistato un Godox 200 Pro, torniamo a 73 Jumpy. Che immagino sia Giampiero, non lo so. Eh, 200-300 Pro per utilizzare in esterna. Consigli per l'utilizzo per il ritratto. Allora ne approfitto per questa domanda, jumpy non te la prendere. Perché è una domanda che mi viene fatta spesso, anche via mail, da persone che mi chiedono: ho questi flash, ho questa attrezzatura, come faccio a migliorare i ritratti? O dammi consigli per eh, utilizzarli per i ritratti? Capisci perfettamente, ora io non ce l'ho con te, lo prendo come esempio, che non esiste una risposta, non può esistere una risposta a questa domanda, perché è troppo generica, troppo, troppo. cioè Io ti posso dire. C'è la gente a cui vuole il ritratto estremamente morbido, quindi due flash, nei due, tutti e due davanti, tutti e due estremamente morbidi, ritratto super senza ombre, eccetera. Le vuoi estremamente drammatiche, un'altra cosa, cioè non posso dirti. L'unica cosa è informarti e studiare il ritratto, ok? Studiare la ritrattistica, che può essere dai manuali tecnici al grande fotografo di cui guardi i video. Scusate, faccio così. Okay? Eh, al grande fotografo di cui guardi video o leggi il libro, non, cioè non me la vedo come è una domanda troppo generica. Non, non si può dare una risposta, al più una domanda potrebbe essere: Queste sono le foto che faccio io. Che mi è già stata fatta recentemente da Danilo. Che non so se è online, comunque. Danilo che mi ha proprio fatto questa fatto una consulenza con me, e mi ha detto: Allora, queste sono le mie foto. E mi ha mandato alcuni suoi ritratti okay, fatti in studio da lui con questa attrezzatura. Non sono soddisfatto. Cosa posso fare per migliorare? Però li voglio fatti così. Allora, Quella è una domanda un po' più tecnica. Allora gli dici: Guarda, tu stai facendo questo errore. Eh, secondo me, se fai così, cos'ha, probabilmente migliori. Prova. Poi ci risentiamo quando hai provato. Insomma, è un discorso un po' più costruttivo. Come faccio a fare dei bei ritratti? È generico. C'è chi. Bel ritratto intende quello in IK so, tutto con la pelle perfetta. C'è chi eh, non lo so se guardi la Adler ultimamente. Per la Adler ultimamente esistono praticamente solo i ritratti in luce dura. Lei non usa altro che la luce dura ultimamente. E a me anche cominciano a piacere tanto i ritratti in luce dura. Quindi magari oggi, eh, cioè fino ad oggi vi ho abituato con luci sempre l'ombrellino, il softbox, eh, pian piano magari viro anch'io verso la luce dura. E, e, non c'è una risposta, ok? Allora, pa, 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 vediamo un po', Dani. Sulla carta, il mio flash ha una temperatura di 5.500 Kelvin. Usando un pannello riflettente bianco per misurare la luce in studio mi risulta 7.000 Kelvin. A te risulta possibile? Grazie. Allora, la temperatura dei flash, tu conta che per gli speed light, ah, già nei flash da studio esiste una modalità apposita che si chiama quella di preservazione del colore, che fa sì che la temperatura sia, non lo so, 5.500 più o meno 100 Kelvin, quindi si passa ai 5004 e ai 5006, a seconda della potenza con cui viene messo il lampo. Per dirti, la D300 Pro che ho comprato recentemente ha anche questa modalità, il che fa sì che ad esempio quando cambi tanto la potenza, lui comincia a lampeggiare come per dire guarda, devo scaricare la potenza di prima perché devo ricaricare per avere uno scatto con una... per avere un, un colore stabile, ok? Poi Ci sono i flash tipo il Profoto i Broncolor che sono famosi per avere una temperatura così. Gli Speedlight hanno il problema che hanno delle temperature molto ballerine e, soprattutto, se vai sui flash cinesi, quindi dal Godox al Yongnuo, sono cioè secondo me la calibrazione è fatta un po' in maniera occhiometrica da qualcuno là, non me li vedo molto a misurare perché io, per primo, so perfettamente che, ad esempio, il mio Canon 580 ha una temperatura intorno ai 6000 Kelvin, ma è anche dovuto al fatto che è diventato vecchio. Nel frattempo, a mano che diventano vecchi, ingiallisce la temperatura. Mentre invece, ad esempio, il Nuo stiamo intorno ai 6200, nonostante sia più nuovo. Quindi cioè, 7000 è tanto, effettivamente, però può essere. Può essere dato dall'età del flash, da quanto, o comunque da, più che l'età, da quanto è stato utilizzato. Può essere dal marchio e soprattutto dal fatto che è uno speed light. Gli speedlight non hanno il controllo della temperatura fatto come si deve, ti devi un po' accontentare, però costano anche di meno. Flash da studio invece, giustamente hanno una temperatura che puoi controllare come Dio comanda. Ok, allora pa pa pa, vediamo un po'. Simone mi chiede: a che Ti sei avvicinato alla fotografia? Molto tardi, sono avvicinata alla fotografia quando facevo l'università e quindi sono passati ormai parecchi anni sono adesso 2008-2009 quegli anni lì quindi non è tantissimo che sono appassionato di fotografia cioè non come quelli che magari da... è da quando ho dieci anni che faccio foto... no, no, no ok bah bah bah, vediamo un po' le domande scusate mi avvicino perché sono come sapete sono cecato e quindi devo, le scritte sono piccoline eh. Allora... Ciao Ste, di Pino. Portando gli occhiali come te, vorrei sapere se l'uso continuo del mirino della EOS R ti affatichi la vista molto di più rispetto al mirino dell EOS 6, della 6D. Allora, no. Anzi, se devo dirti la verità, io mi trovo molto meglio col mirino della EOS R rispetto a quello della 6D. No. La 6D è vero che io la prendo in qualsiasi momento, anche da spenta vedo attraverso. E quella è una cosa che mi manca un pochino, perché ogni tanto... Prendevi inquadravi solo per capire un attimo così anche a fotocamera spenta. Adesso eh, invece devi per forza accenderla, per ora non mi ha mai dato problemi, assolutamente. Anzi, trovo che il fatto che di notte, cioè comunque quando è scuro, quando l'ambiente è scuro, il fatto che il mirino diventi più luminoso, quindi tu vedi con più rumore, chiaramente vedi come se alzasse gli iso, ovviamente, per farti vedere la scena a Mirino, eh, quello però mi affatica molto di meno che non nelle scene scure andare a, a cercare per forza con, con l'occhio qualcosa, cercare di mettere a fuoco o impegnarmi per vedere un dettaglio che magari non si vede. Quindi poi partevi con i classici barbatrucchi col cellulare che illuminava la persona, ehm, e quindi. Non lo so, io mi trovo molto bene col, eh, con quello digitale. Poi. Insomma, va sempre a gusti, c'è gente che si lamenta perché no, solo quello ottico è meglio. Io mi trovo molto bene, ok? Allora, eh, Scano. ciao Stefano, mi sai aiutare? Stavo usando sino a qualche giorno fa il Newer 622 per Nikon con radio trasmettitore 622 piazzato sul Godox V1, per persone funzionava tutto. Da ieri non va più. Eh, Marsielo, mi spiace, ma non so cosa dirti, non lo so. <ride> sono domande un po' generiche, se fino a ieri funzionava e oggi non va più, non so dirtelo, cosa può essere, può essere tantissime cose, può essere dalle da batterie che sono un po' scariche, dal fatto che senza volerlo hai abilitato un canale diverso, su Godox esiste una menata che si chiama l'ID, controlla che non sia quello, perché oltre al canale di trasmissione, al gruppo, eh, esiste anche l'ID, io posso trasmettere sul canale 1, poi c'è che ne so, tizio e, tizio e Caio che trasmettono anche loro sull'1, ma trasmettiamo su tutti sui ID diversi, io ID1, ID2, ID3, e quindi rimaniamo tutti sullo stesso canale, magari hai abilitato l'ID, però, cioè, boh, può essere come no, è una domanda troppo generica, non posso rispondere. Ehm, Giacomo, sì, grazie a trovare informazioni di qualità sull'industria del matrimonio, è difficile e vaga, a mio parere i fotografi sono resti, i matrimonialisti non ti direbbero mai nulla gratis, questo in generale è un discorso un po' italiano, eh, secondo me. Poi non lo so, adesso magari mi faccio dei miei amici, ma eh, secondo me il fatto di, che nessuno ti dice mai nulla gratis eh, è perché vogliono tenersi il loro lavoro, giustamente, vogliono tenersi i loro segretini, le loro cose, non lo so, secondo me è una prassi un po' all'italiana, secondo me all'estero non funziona esattamente così, poi magari mi sbaglio, eh, ma il fatto che all'estero esistano così tanti, eh, anche solo tutorial sul matrimonio... Ehm, mentre invece in Italia a quanto pare cioè, ce ne sono veramente pochi mi fa pensare che mh, non lo so le... forse è un'idea mia ma mi sa che in Italia sono un po' resti ok Davide è contento e questo è importante allora quanto assimilabile la fotografia con la pittura qual è il confine tra l'approccio ingegneristico e l'approccio artistico alla fotografia Simone, sei una, una valanga di domande, mamma mia! Rosario, poi, poi ti rispondo. Per il 2021 pensi di spingere di più sul canale YouTube, così appuntamenti fissi settimanali. Antonio, ciao Stefano, Amazon mi dice che martedì arriverà il libro. Speriamo, ti farò sapere. Roberto Marras, ciao Stefano, siamo tutti in attesa del tuo libro, con anticipazione sui capitoli trattati. Esistono le gelatine colorate per gli speedlight, di cui ho anche parlato. Eh, sono esattamente 36 anni che scatto Massimiliano, Massimiliano grande amico. Eh, e meno male che ti sia avvicinato tardi alla fotografia, penso che la facevi, se no, <ride> grazie Michele, eh, di fotografi italiani, presenti o passati che ami particolarmente, Giovanni, una domanda sull'uso dei diffusori. Allora, prima bevo, poi facciamo una cosa. Poi io l'ho preparato, vi faccio vedere l'indice dei capitoli del libro in anteprima. Non penso che l'editore mi, mi trovi da dire per questa cosa. Allora. Con calma, cerco di rispondere veloce agli altri così poi vi faccio vedere l'indice dei capitoli. E... Dicevamo, Simone: quando si la fotografia con la pittura, il confine tra ingegneria e. allora, io sono molto tecnico. A me la fotografia è sempre piaciuta perché, per carità, artistica, ma perché dentro. Nel ramo in cui mi occupo io, cioè il ramo lampista, c'è anche tanta, tanta, tanta tecnica per È il flash di qua, di là la gelatina, potenza. Metto lì, metto quel modificatore, calcolo le potenze. Ovviamente mi garba fare ca... conti, mi piace, quindi non, non posso farci nulla. Allora, ehm, lì ci sono due rami, secondo me. C'è il fotografo estremamente artista, che lui vede il mondo come vuole tutto lui, e c'è il fotografo... Troppo tecnico e troppo poco artista. Tutti e due sono sbagliati, secondo me. Tutte, bisogna riuscire a convergere in una forma comune in cui c'è un po' l'artista e un po' il tecnico. Perché parliamoci chiaro: tu puoi essere artista finché vuoi, puoi avere una visione, come la chiamano gli inglesi the The Vision. Eh, una visione estremamente cioè bella, magari concetti che solo tu riesci a vedere, dici voglio fare una foto così, cosa... non lo so, il classico La Chapelle che ho, detto, ho indicato su perché ho i libri lì di La Chapelle. No? Eh, una visione tutta tua del mondo, però poi se non hai la tecnica dietro per portare a casa quello scatto tu non lo porti. Perché può essere avere la visione finché vuoi, ma se poi non sai gestire la luce. Non ne esci, non ne esci assolutamente. Infatti, se guardate i libri di La Chapelle, qualcuno l'ha anche recensito, eh, sono, cioè dal punto di vista tecnico, dietro c'è un lavoro allucinante. Quindi non può prescindere la tecnica dall'artista, dal pittore. Sono entrambi, come anche i pittori, cioè pittori di nuovo, puoi essere artista finché vuoi, ma se poi non sai fare il dettaglio, mi immagino, come si deve, cioè non arrivi da nessuna parte, ok? Bene. Eh, vediamo un attimo, allora, le altre domande. Eh, spero di non dimenticarmi nessuno. Rosario, per il 2021 spingi, pensi di spingere di più sul canale YouTube con appuntamenti fissi settimanali? No, e ti dico anche il perché. Perché l'ho fatto per tutto il 2019 ho spinto tantissimo su YouTube, era diventato, te lo dico sinceramente, uno stress inimmaginabile. Perché a voi sembra facile, magari dall'esterno, realizzare un video? Ma si, sì, parli un po' eh. No. Cioè dietro c'è prima di tutto tutta la preparazione del video. Quindi preparati la scaletta, di delle cose da dire, com... poi per carità io sono uno che chiacchiera volentieri e quindi mi viene anche facile con quattro punti inventarti un video sopra. Però ci va tutta la preparazione dell'argomento che deve essere interessante. A me di parlare della rava e della fava tipicamente nei miei video non mi avete mai visto. Seconda cosa, e questo è, una grandissima, è un grandissimo mio limite... Purtroppo non ho uno studio, come vedete qua, cioè sì è uno studio ma è quello dove lavoro normalmente perché adesso siamo in smart working, no? Io non posso tenere tutto montato. Voi, eh, qualche giorno fa, per chi non mi segue su Instagram, ho fatto vedere su Instagram in uh, una storia tutta la roba che devo montare, cioè ci va la R per riprendermi, ci va la luce qua frontale per riprendermi frontalmente, ci va la luce lì dietro per crearmi la rim light, ecco eh, il collegamento, una balla, l'altra il microfono, cioè ogni volta montare tutto è uno stress allucinante perché monta tutto realizza il video smonta tutto monta il video e trum. quindi non do appuntamenti quando ho voglia di realizzare un video lo realizzo perché ti dico veramente a inizio 2020 ho avuto un crollo che proprio ho smesso di pubblicare video per due mesi perché non ce la facevo più mi ero imposto questa cosa di pubblicarne praticamente uno a settimana e e l'ho anche fatto, ma era di uno stress di livello inimmaginabile. Quindi o uno lo fa di professione, per carità, gli youtuber famosi. E allora, sai, hai tutto già montato, ti metti qua. Allora, oggi parliamo, che ne so, come l'ultimo video, dei DPI e PPI. DPI sono quelli per la stampa, PPI sono quelli che ti rappresentano come viene mostrato su un dispositivo. Ah, bla bla bla. Allora, così è un conto. Un conto è invece ogni volta monta, smonta tutto. Purtroppo non ho uno studio tutto mio in cui realizzare le cose e quindi niente, no. Non spingerò su YouTube nel 2021. Realizzerò i video quando ho tempo di farlo. Ok? Può essere che magari in una settimana ne pubblico due, può essere che per un mese non pubblico più nulla. Quello che riesco a fare, ok? Mi piacerebbe, mi piacerebbe tanto, ma diventa anche veramente un lavoro. Allora, Antonio, mi spiace dirti che in realtà il libro ti dice che arriva martedì prossimo, ma non sarà così perché eh, dovrebbero iniziare a stamparlo a inizio marzo, ma come abbiamo detto prima, creiamo hype. Ehm, adesso vi faccio dell'anticipazione dei capitoli, rispondo ancora eh, rapidamente alle domande, poi vediamo insieme il sommario del libro. Allora così rispondo anche a Roberto esistono le gelatine colorate per gli speedlight di cui abbondantemente parlato giustamente per il si parlava del colore prima della temperatura colore eh, poi allora Simone eh, fotografi italiani che amo particolarmente ma no non più di tanto eh, Toscani mi piace abbastanza ma tutti gli altri mo, pff, a me poi quelli che scattano tutto in bianco e nero eh, boh, io sono per il colore quindi non lo so eh, ve l'ho detto io sono sono per gli americani ma non perché ce l'ho con gli italiani o cosa perché mi sono formato con quel tipo di fotografia lì che secondo me è diversa da essere formato da, dagli italiani mettetela come volete allora una domanda sull'uso dei diffusori come posso capire se uso uno speedlight sulla base della potenza la misura massima del diffusore e il tipo di, che posso utilizzare allora una domanda <coughs> giusta perché io effettivamente consiglio sempre non lo so Octabox massimo 80x80 90x90 cm? Perché non posso metterci quello da 2 2 metri? Perché semplicemente il raggio di apertura dello speedlight anche a 24 mm non è tanto tanto grande. Come puoi far a sapere se allora o ti basi appunto su, un po' sull'esperienza, un po' su cosa ti dicono gli altri, oppure fai, ad esempio, piazzi uno speedlight dentro, a, se trovi qualcuno che te lo fa provare un softbox 2 metri x2 metri. E a quel punto eh, fai una foto sotto esposta e vedi che effettivamente al centro è ben illuminato e la parte esterna non è tanto illuminata e da lì capisci quanto può essere grande al massimo. Okay? Ehm... Ciao Stea, quando un workshop con Modella con EOSR e quando si potrà riprendere a fare i workshop? Io, vede... Io sono il primo ragazzi che non, non vedo l'ora di rifarli, tra l'altro durante questi mesi ovviamente cosa ho fatto? Non ho preparati altri due nuovi per quando si potrà tornare a fare i workshop, ok? Ho preparato due cosine nuove che secondo me sono interessanti, ok? E, cioè, Stefano, complimenti, volevo sapere se tendenzialmente di giorno all'esterno usi sempre le gelatine. No, di giorno non le uso, a ah, meno che non voglio scaldare i toni, non voglio raffreddarli. Hanno un obiettivo le gelatine, se trovo che la luce sulla modella è troppo fredda, allora metto la gelatina al CTO per riscaldarla, altrimenti no, ok? Vado veloce. Eh, ciao Stefano, complimenti meritatissimi, mai usati i trigger. Per iniziare mi consiglieresti il 622 della Yonguo? Allora Gianni, ti consiglio piuttosto che darti un consiglio sì comincia con quelli, no comincia con i Godox. Vai sul mio sito, nella pagina mh, attrezzatura per i flash e leggi cosa ho scritto, perché c'è scritto un po' di confronto tra i due, ti fai un'idea se secondo te ha più senso... Ad oggi prendere i Godox o prendere gli Yongnuo? Non metto gli altri nomi perché sono più costosi, Io di solito vado molto su, come avete visto, sono un poveraccio, quindi cioè, a parte, vabbè, un po' di roba bella ce l'ho, però quando posso, e eh, non mi dà problemi, prendo anche tranquillamente la roba cinese, non sto a prendere Profoto per forza di cose, mi piacerebbe me la mandassero, ma ovviamente non me la mandano perché non sono famoso, quindi per carità. Eh, guarda sul sito secondo me trovi un po' di risposte altrimenti mi scrivi una mail ok? Eh, pa, 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 vediamo le ultime domande per oggi ho finito le domande perfetto non temere altre te le pongo dei messaggi va bene Simone <ride> si spera Simone prima o poi che eh, da cosa so sono in contatto con Samuele Silva mi ha detto che magari riuscivamo a organizzare un altro workshop di nuovo c'è il covid di mezzo quindi la vedo difficile se organizzo un workshop ti voglio vedere iscritto eh? mi raccomando perché a mondo l'altro vengono molto bene i wash perché le location sono molto belle. Eh, ma la mamma che mi scrive, Teresa, la mia mamma, se, eh, seguite anche lei su, su Instagram. Lei è una bravissima pittrice, a differenza mia, eh, che io, io non sono capace di disegnare una persona. Avete presente? Mi dite, disegna una persona. Io faccio il classico coso con le, con le gambe così, le, le gambe così, le braccia così. <ride> Pensi di utilizzare delle batterie piuttosto che altre? Posso aumentare la temperatura migliore o più stabile? Se sì, quali? Eh, allora no le batterie no non c'entra niente le batterie le batterie ti danno il tempo di ricarica ma non, non cambia la temperatura messa dal flash quella dipende dal, dal vecchiume del flash da come è fatto il flash e da eh, magari se si è rovinato o qualcosa del genere ma se no no non conta le batterie allora detto questo grande Nick Nicola Antonucci grandissimo amico che si è comprato una cosa che gli invidio tantissimo non sa perfettamente cosa e speriamo, spero di riuscire a venire a trovarti Nick perché io non vedo l'ora di provarlo e non me lo posso permettere, quindi vabbè. Eh, speriamo presto in un tuo workshop per il libro ho imparato, ho preparato il tuo posto nella piccola libreria. Grazie Giovanni, Giovanni è un'altra bellissima persona che mi scrive spesso su Instagram, con cui abbiamo instaurato un rapporto molto 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 piacevole e mi fa piacere abbia preparato lo spazio per il libro. A proposito di libro, e siete qua, vi ho tenuto, guardate quanta hype, 50 minuti per arrivare a questa cosa in cui vi faccio vedere, prima lo, lo tiro fuori, pa, 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 perfetto, vi faccio vedere l'anteprima dei capitoli del libro. Pam. Dovrebbe essere così, no? Questo, eh, ho sbagliato, tap. Allora, questo è l'indice. Bam bam bam, curiosi eh? <ride> allora, primo capitolo, la luce come mezzo di comunicazione. Non guardate il fatto che è fatto così perché è l'anteprima che mi ha mandato l'editore, e quindi è ovviamente a tutti i cosi di stampa, non lo so bene come funzionano, ma penso servano per avere dei colori corretti. Allora, la luce come mezzo di comunicazione, quindi il primo capitolo un po', chiamiamolo generico, ma generico nel senso... Eh, ovviamente ci andava un capitolo un po' per introdurre, non si può entrare direttamente nel tecnico, okay? Poi si, si passa al comportamento della luce. Il comportamento della luce è un capitolo tecnico, ma che secondo me piacerà tantissimi perché veramente ho condensato le quelle che secondo me sono le quattro regole base per il comportamento della luce, eh, praticamente eh, che valgono sia per i flash che per la luce naturale. Quindi il, il capitolo 2, secondo me, eh, voluto, cioè non secondo me, l'ho voluto scrivere proprio in maniera tale che eh, comunque ehm, fosse chiaro anche per chi fotografa solo in luce naturale e capire i vantaggi solo per la luce naturale. Quindi la riflessione, la legge dell'inverso del quadrato, la dimensione della luce e il colore della luce. La luce ambiente, ovviamente per un libro che parla di flash bisogna parlare di luce ambiente, per forza di cose, perché poi alla fine del libro vi faccio vedere come si mischiano le due cose, la luce ambiente e la luce del flash. E quindi, di nuovo, eh, un po' come si analizza la luce ambiente. Non è un libro solo sulla luce ambiente, quindi questo capitolo è abbastanza compresso rispetto a come potrebbe essere espanso, però ci sono libri appositi solo per quello. Poi si passa finalmente al libro... Anzi, poi con la O stretta. <ride> il flash, odietamo, odietamo, una citazione che mi piace tantissimo, e quindi l'ho voluta mettere addirittura nel, nel titolo del capitolo, vediamo solo i commenti che escono. Proprio le batterie. No, va bene. Eh, novità sull'uscita del libro, settimo, eh, no, non ci sono novità a inizio marzo dovrebbe essere stampato. Quindi, secondo me, un mesetto di attesa. Metà marzo dovrebbe uscire, penso dicevo. Il flash, odietamo. Vi spiego le, le potenzialità del flash, ma già lo sapete se mi conoscete: la terminologia. Di nuovo ho preso tutti i vari termini legati al flash e ve li spiego uno per uno: da il numero guida, la parabola, la potenza, modalità di esposizione manuale, TTL, la FAC, che sarebbe la Flash Exposure Compensation, tempo di sync, prima e seconda tendina, high speed sync e modalità multi. Ok. Beh, un bel capitoletto tecnico, ma secondo me spiega esattamente quali sono i termini utili per il flash. Speedlight, ovviamente il libro verte sugli Speedlight. Flash on camera e questa è una tecnica, questa è una cosa che ad esempio ho sempre voluto fare qualche video in proposito ma poi tra una cosa e l'altra non sono mai riuscito eh, perché niente, non ci sono mai riuscito, magari sono riuscito a farne altri che non erano previsti sull'uso del flash off camera. Quindi flash on camera, quando mettiamo il flash sulla macchina fotografica come ottenere delle foto migliori che non puntandolo diretto verso il soggetto perché la classica cosa è che uno compra il flash lo piazza sulla macchina fotografica lo punta la foto fa cagare prende il flash lo mette da parte e dice ok ho speso dei soldi per niente no tanti fanno così ma voi che mi seguite sapete perfettamente che non è così poi il flash off camera di nuovo un po di, un po di parte tecnica ovvero come comandarlo poi il punto chiave delle due esposizioni quindi come gestire il fatto che ci sono due esposizioni la luce ambiente e la luce flash come gestirle insieme il ruolo della luce principale eh, una tecnica tutta mia che, che l'ho chiamata così quattro passi perché in quattro passi è una tecnica che ho sviluppato negli anni la spiego sempre ai workshop che secondo me in quattro passi si può arrivare ad una foto mh, fatta bene con il flash e infine quali sono i tipi di modificatore eh, più utili ovviamente per gli speed light perché di nuovo Mm, si può usare di tutto di più, per carità, però per gli speedlight secondo me le, si va un po' a, a ridurre la platea di modificatori utilizzabili, non potete pensare di utilizzare, che ne so, si parlava prima del softbox da 2x2 metri, no, lo speedlight non lo riempie, come anche, che ne so, il, eh, non parlo di, di beauty dish, il beauty dish... Ci va, ci, va un, uh, ci va un flash da studio nello Speedlight, non l'ho mai visto utilizzare. Poi è chiaro che con l'adattatore ho utilizzato lo Speedlight ovunque, ma secondo me non funziona bene. Quindi vi parlo dei modificatori, quelli che secondo me sono i più utili per gli Speedlight. Poi vi parlo degli stili di illuminazione. E quindi classici Paramount, Loop, Rembrandt, Split, Rim eh? e luce piena, luce di taglio. E tra l'altro vi faccio, vi racconto una cosa che non so se Stefania, Stefi, mia moglie, mi sta seguendo su questa cosa, ma vi racconto questo aneddoto. Ovviamente lei mi ha aiutato tantissimo nella fase di revisione, eh, perché sapete, cioè uno lo scrive, però una cosa scritta da se stessi eh, ti sembra che vada bene, che giri bene, e poi in realtà non è sempre così, allora farlo leggere a qualcun altro che ha totalmente un altro punto di vista aiuta tanto, perché una frase che tu pensavi fosse chiarissima ti, ti dice guarda che qua non è che si capisce proprio bene, oppure secondo me se la giri così si capisce meglio, ok? Ecco, su questo punto di vista, quando abbiamo fatto le foto in studio ehm, a Martina, che la, tra l'altro la cosa bella qua è che ho per tutta questa fase che vi ho spiegato fino adesso, sempre la stessa modella, Martina. Che è l'ultima che ho pubblicato su Instagram. Se andate a vedere, una ragazza molto piacevole, molto bella. Che ho voluto. allora, io avevo le foto per, mh, di altre modelle miste, diciamo, per poter portare avanti la narrazione del libro e spiegare comunque tutto. Ma ho voluto comunque prendere Martina. Fare le foto solo con lei per tutti gli argomenti del libro, dal, dal, dagli stili di illuminazione a una cosa all'altra, di retro, flash di rimbalzo, eccetera, perché volevo che ci fosse sempre lo stesso viso davanti, ma niente da avere continuità e che quindi uno poi sfogliando il libro possa dire: Ah cavolo, però effettivamente. Cioè, questa luce qua eh, rispetto a quell'altra è meglio, non è meglio cioè fare i propri ragionamenti. Che con modelle diverse, secondo me, salta un po' come discorso perché la conformazione del viso diversa porta ovviamente a, ad avere delle differenze anche nei risultati che si possono ottenere. Anche Steffi mi sta seguendo, ok? Dicevo che Steffi, eh, Stefania, sugli stili di illuminazione, qua, dopo aver revisionato il capitolo, mi fa... Guarda, io quando scattavi le foto non avevo capito perché le stessi scattando così. Eh, perché lei si immaginava la modella frontale, ok? Invece l'ho fatta mettere di lato. Eh. Non ho capito perché l'hai fatta. Però vabbè, mi sono fidata. Eh. Ora che ho letto il libro, che ho letto il, il capitolo per la revisione, ho capito perché l'hai fatta mettere così. E secondo me ha avuto una bella idea. Quindi, cioè, eh, anche lì il classico. Non lo so, Rembrandt, che ti dicono, ok. Così, persona frontale, mette la luce a 45. No, non va pensata così Rembrandt, va pensata in un'altra maniera, ok? E nel libro appunto lo spiego bene. E in ultimo un po' di casi studio. Nei casi studio ho voluto prendere ah, non sono foto eccezionali dal punto di vista artistico, ok? Sono foto che però vogliono spiegare un po' di cose che possono essere utili per la foto artistica. Ci, lo dico sottovoce. Ci pensiamo in un secondo libro. <ride> per le foto più artistiche, ok, facciamo così. Mentre invece ehm, queste qua sono casi studio, quindi foto che non sono artisticissime, ma servono. Sono tratte, infatti, sono tratte molto spesso da workshop che ho tenuto. Perché nei workshop io tendo a spiegare non a fare la foto che poi porti a casa e fa duemila visualizzazioni su Instagram perché c'è una ragazza bellissima, illuminata in maniera allucinante. No, io voglio spiegare, cioè la persona che esce dal mio workshop deve, deve capire come arrivare ad ottenere quella luce, come risolvere il problema. Il problema del flash per scariere le ombre, flash in situazione di alto contrasto, ok? Ad esempio, quella di alta contrasto è una, una foto fatta da Amanda durante il workshop a Mondovi, Simone ti aspetto, <ride> quindi eh, in cui si era esattamente questo problema, allora, altissimo contrasto perché dentro c'era tantissima luce come in questo momento che c'è il sole così, eh, la modella davanti ha ben detto, ok signori, risolviamo questa situazione ad alto contrasto con il flash e gli ho spiegato quella cosa, quindi sono foto tratte praticamente tutte da, a parte uno o due. Tratte da workshop, ma perché sono foto ehm, didattiche. Non sono foto, ehm, chiamiamole ehm, artistiche. Ok, non sono a parte l'ultima, l'ultima sì è molto bella la, quella per in cui ho eliminato la luce flash, ho voluto chiudere con una foto un po' più artistica. È sempre stata fatta durante un workshop, però, tra tutte, quella che proprio spicca un pochino di più, tanto che io ho addirittura pensato di metterla come copertina del libro, ok? Detto questo, quindi vi ho fatto vedere i capitoli, torno con la visualizzazione classica, ok? E spero eh, di, che vi sia piaciuto tutto quello che vi ho detto oggi. Allora, vediamo le ultime domande e poi ci salutiamo. Quanto ti è costato fare il libro con i PDF della Adler? Era molto ben fatto. Allora, Rosario, mi è costato caro come il fuoco, mi è costato più di comprare i PDF della Adler, ok? Siamo sull'ordine di grandezza dei 150 euro, che per due libri stampati sono tanti. Però il cartaceo è il cartaceo, cioè mettetela come volete. Questo adesso lo chiudo così si torna a vedere lo sfondo. Dicevo, il cartaceo è il cartaceo, quindi cioè, alla sera ti metti lì, lo sfogli. Ah, per chi non lo sapesse, perché eh, lui mi ha visto su Instagram, ok? Eh, seguitemi su Instagram. Se non l'avete ancora fatto, cioè sono solo a 1300 follower ragazzi. Cioè. Ci sono persone che non fanno niente nella vita, ne hanno 3-4 mila, io mi impegno come pochi. No! Aspettate così, ok? Mi eh, impegno come pochi, non sono 1.300. Comunque, vabbè, a parte questo. Eh, ho comprato i PDF del, delle Recipe Guides di Lindsay Adler. Sono dei PDF in cui lei vi fa vedere un po' di eh, stili di illuminazione con i flash, eccetera. E, e li ho stampati tutti in cartaceo, perché secondo me rendeva meglio. Però i PDF mi sono costati 100 euro, una roba del genere, e stamparli è il 350, non tutti la fanno questa spesa, perché comunque basta il PDF per carità, però io li volevo cartacei, mi è costato molto molto caro, ok? Allora, Rosario ha detto quello, poi eh, Nicola come ti ho detto, eh, le batterie, Nicol, Zinco, ne parliamo alla prossima diretta, ok? Tieniti la domanda ne parliamo alla prossima diretta. Ehm, grazie Marco che ti è piaciuto il libro. Rosario, l'autore ha avuto voce in capitolo per la lunghezza del libro, magari per argomenti ritenuti troppo lunghi che tu reputavi informazioni utili da inserire. No, su questo no, devo dire, Apogeo si è comportata benissimo. Allora, l'unica cosa, Apogeo mi ha chiesto, che è la casa editrice, mi ha chiesto ehm, quanto pensi verrà a lungo? Perché loro, in base a quello, fanno tutta una serie di ragionamenti su dove collocarlo, come collocarlo. Eh, cioè, ovviamente avevano bisogno di quello. Io signori non avevo la più pallida idea, mi sono messo lì. Eh, chiaramente ho fatto un po di ragionamenti ho preso un po di libri dell'apogeo che avevo già di altri libri li ho, li ho presi in mano e ho detto bah secondo me può venire intorno alle 150 pagine ed effettivamente più o meno è venuto quello ma devo dire la verità non mi hanno detto nulla cioè se c'era un capitolo più lungo di tagliarlo no ma il libro come è andato è andato eh, cioè loro l'hanno impaginato prob probabilmente ecco mi aspetto questo piuttosto che loro sapevano che il, il target era 150 pagine per loro perché, insomma, dovevano stare lì, no? per, per rimanere nel costo che avevano previsto. Ehm, praticamente, secondo me, hanno fatto in maniera... l'impaginatore ha fatto in maniera tale da rimanere lì. Quindi magari alcune cose che potevano essere un po' più ingrandite, eh, forse le hanno un po' compresse e quindi... Eh, magari alcune immagini, però sono immagini che magari ve ne frega anche poco. Il flash in cui vi faccio vedere il menu, una roba del genere, sono piccoline, sono solo grosse così. A vedere il PDF, però vabbè, è un flash ok. di cui vedete il menu con la scritta TTL, niente di esagerato. Quindi, no, devo dire su questo non si sono comportati benissimo. Eh, Giuseppe, secondo te qual è il miglior diffusore per Flash? Ne parliamo la prossima volta, ok. Giovanni, grazie per la diretta, grazie anche a te. Eccomi, 60, eh, Massimiliano 65.000 follower, solo lui sa come ha fatto. Eh, e non faccio nulla, non è vero. Ti, ti sbatti ad andare a fotografare con... Eh, vedete, andate sul profilo di Massimiliano Corradini, vedete come scatta ultimamente, che, eh, per fare i paesaggi. Cioè, poco, poco, poco sbattimento. Eh, Nicola giustamente dice, eh, da buon ingegnere hai fatto una buona stima. Devo dirvi la verità, ecco, questa è una delle cose più difficili da fare nel mondo dell'ingegneria. Quando all'inizio, per la prima volta, il mio capo mi fa ok, quante ore ci metti a fare questo lavoro? Io, cioè, eh, che ne so come quante ore faccio a metterci. Io sono arrivato dall'università, boh, non lo so, io so che te lo posso fare, non ho idea di quante ore ci metterò. Ecco, quella è una delle cose che si impara lavorando, fare una stima delle ore e in questo caso fare una stima delle pagine. E... Ci sono stato bene dentro, ci sono stato bene perché alla fine, come vi ho detto, magari hanno impaginato in maniera tale da farci stare, però, insomma, si viaggiava tra i 140 e i 160, e alla fine hanno fatto uscire praticamente 150 pulite, ok? Ehm. Allora, voglio insistere sull'uso della lampada a bulbo con il mio Godox, qualche consiglio sull'uso, settimo la prossima volta perché ormai il mezzogiorno passato, abbiamo finito. Allora, detto questo, spero a Palermo in quali librerie... Penso in qualsiasi libreria che, abbia, che venda i libri dell'Apogeo, ok? Allora, parliamo un attimo di questo discorso e poi chiudiamo e vi saluto, andiamo tutti a pranzo amabilmente. Ehm, il fatto di pubblicare con un editore grosso come Apogeo, perché Apogeo, per chi non lo sapesse, è quello tra gli editori italiani, uno di quelli che fa più libri fotografici, tra i più belli secondo me, perché è una carta molto bella, patinata, eh? e fa parte del gruppo Feltrinelli, cioè... Non parliamo proprio dell'ultimo arrivato. No? Allora, il problema, ovviamente, di un editore grande è che si guadagna molto di meno a pubblicarlo, che ne so, rispetto a un editore più piccolo oppure a fare il self-publishing, che adesso anche utilizzano in tanti. È vero che si guadagna meno, però c'è il vantaggio che effettivamente va nelle librerie. Va nelle librerie in tutta Italia, perché giustamente l'editore è grosso. E quindi eh, non so quali librerie, ma una libreria in cui trovi. Qualche libro dell'apogeo, che ne so, quello di Lindsay Halder sulla posa, quello di, adesso guardo lì, Il ritratto perfetto di Chris Knight, Croma, eh, di Funcher, eh, Fotografare la donna di Jeff Rojas, quelli lì, li sto guardando in libreria. Eh, sono tutti libri della, pubblicati dall'apogeo, ad esempio, se trovi quelli, c'è sarà anche il mio, c'è poco da fare, ok? Quindi al più lo chiedi, te lo fanno arrivare senza nessun problema. E detto questo, quindi... Ehm, sul prossimo libro magari un capitolo sulla foto macro con flash è una delle cose che mi sono appuntato Il prossimo libro se mai uscirà se mai lo farò cioè va calma prima deve uscire questo vediamo che esca questo poi dicevo può essere che vada su cose molto più di nicchia molto più di dettaglio e secondo me per, per gente un po' più esperta sarà più eh, dovrebbe dare più, più goduria ok detto questo vi saluto tutti quanti Spero di vi sia piaciuta questa diretta. Non faccio programmi su quando sarà la prossima, potrebbe essere la prossima settimana, il prossimo weekend, come tra un mese, non ho la più valida idea. In realtà prima che esca il libro voglio ancora farne una. Mi piacerebbe, ecco, quello sì, assolutamente il giorno in cui ho il libro cartaceo in mano, lì faccio la diretta col libro cartaceo in mano, ve lo faccio vedere. E lì vi voglio oggi siamo arrivati a un picco di mi sembra 50 erotti persone. Lì vi voglio almeno 100. Eh? Cioè, mi raccomando, farò molta hype su questa cosa. Molto hype. Non lo so se è maschile o femminile, comunque, forse è maschile sto digerendo nel frattempo, ma non è un problema. Eh, dicevo, eh, vi aspetto assolutamente per quella diretta lì. In cui, comunque, se avete dei dubbi, segnateveli come sempre. Adesso non ce la facevo più eh, a rispondere. Vi rispondo volentieri se il dubbio non è, appunto, amletico o cose troppo, troppo di nicchia che possono risultare noiose per gli altri. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, tenete duro per il libro. Arriverà prima o poi. E quando arriverà, lo, comunque lo scriverò, ma mi raccomando, voglio assolutamente che pubblicate una foto o di voi col libro in mano o se non vi vergognate a, se vi vergognate ad essere ritratti anche voi, solo del libro. Eh, vi permetto anche di farla in luce naturale, ma se la fate con un flash preferisco. E mi taggate. Poi mi taggate su Instagram, mi taggate sì dai, su Instagram che è più facile perché uno lo può anche mettere in una storia o se lo volete, anche su Facebook, qualcosa del genere, ok? Ci tengo poi a vedervi con, con il libro, mi, mi farà molto molto piacere. Detto questo, visto come basta, vi saluto. Andiamo tutti a mangiare, buon appetito, buona domenica e grazie di essere stati qui con me oggi. Buon